io ci tengo soprattutto ai più giovani, secondo te quando veramente conta, è importante la società civile, quanto ci contava tuo fratello e che ruolo abbiamo noi nel nostro paese attivo anche rispetto a questi che sembrano giganteschi misteri? Ma vedi, quello che possiamo fare, quelli che fanno tutti questi giovani, sono veramente tanti che con questo agenda rossa in mano continuano a chiedere verità e continuano a chiedere giustizia. Io ho ricevuto, ho sentito proprio dalle parole di persone come Mio Di Matteo, come Antonio Ingroia, che mi hanno confidato che se non ci fosse stato questo movimento appunto di persone, di giovani soprattutto, che chiede verità e giustizia, se non ci fossero stati questi giovani delle agende rosse, forse loro non avrebbero con la stessa forza facendo quello che stanno facendo in questo momento, e quello che stanno facendo in questo momento lo stanno facendo al rischio della loro stessa vita, perché prima ha fatto un accenno Lorenzo a quello che potrebbe essere gli scenari futuri, di quello che potrebbe succedere. Io su questa cosa ci insisto molto in questi ultimi tempi, perché io sento in questi mesi, in questi giorni, in questi momenti, sento veramente un qualche cosa che ho già sentito in un altro periodo della mia vita. Sento quello che tanti sentivamo nel 1992, quando in qualche maniera sapevamo che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano in pericolo. Tanti lo sapevamo, tanti sentivamo che poteva succedere qualcosa. Dopo la morte di Giovanni Falcone ne abbiamo praticamente avuto tutti la certezza, per primo Paolo. Dopo la morte di Giovanni Falcone, Paolo per primo aspettava semplicemente il momento in cui l'avrebbero ammazzato, cioè Paolo in quei giorni non diceva se mi ammazzeranno, Paolo diceva quando mi ammazzeranno, e continuava a dire in maniera quasi ossessiva: devo fare in fretta, perché sapeva che sarebbero stati pochi i giorni che gli avrebbero lasciato per poter continuare a fare il suo lavoro. Il suo lavoro in quei giorni era proprio cercare di arrivare a scoprire gli assassini di Falcone, arrivare a scoprire non chi erano gli assassini materiali di Falcone, ma che cosa c'era dietro l'assassinio di Falcone. E Paolo è per questo che disse nel suo ultimo discorso pubblico alla Biblioteca Comunale di Palermo, disse: io di quell'assassinio sono un testimone, di quella strage sono un testimone, e aspetto di essere sentito dall'autorità giudiziaria per dire quello che so. Ecco, quello fu uno dei motivi per cui Paolo fu ammazzato tanto in fretta, molto più in fretta di quanto anche gli altri componenti delle cosche mafiose avrebbero pensato che si dovesse fare, tant'è vero che Lorenzo prima ha ricordato proprio il fatto che a Riina chiesero: ma perché? Perché adesso dopo dobbiamo provocare un'altra reazione da parte, quella inevitabile reazione da parte di quello Stato che non ha mai avuto una volontà autonoma di combattere la criminalità organizzata, ma ogni volta in seguito al sangue, in seguito a quelle stragi, in seguito a quella che è la reazione dell'opinione pubblica a quelle stragi, deve necessariamente, è una brutta parola, ma fare almeno finta di combattere la criminalità organizzata, deve necessariamente farlo. E Paolo sapeva che l'avrebbero ammazzato, eppure ha continuato a fare quello che doveva fare, ha continuato a fare il suo lavoro. E Paolo è stato ucciso in quella maniera, in quel posto, proprio per sottrarmi dalla agenda rossa. Io credo che non sia stato scelto a caso il momento in cui è il posto dove Paolo è stato ucciso. Probabilmente avranno studiato le sue abitudini, probabilmente avranno studiato, perché Paolo andava spesso a Viale Amelio, andava spesso in Viale Amelio soprattutto in quel periodo a prendere mia madre, perché in quel periodo
mia mamma soffriva di cuore, la dovevo accompagnare al cardiologo e probabilmente avranno notato come Paolo che quella borsa l'aveva sempre dietro, quell'agenda rossa la portava sempre con sé. In quel caso non lasciava sul sedile posteriore della macchina, tanto doveva solo dire a mia mamma, suonare il citofono e dire mamma sto scendendo. Le telefonava prima per dire mamma preparati che sto per arrivare. I mafiosi, quelli che intercettavano i mafiosi, io dico mafiosi ma purtroppo ci sono altre entità e altri, e ci sono stati pezzi deviati dello Stato che hanno collaborato a quella strage, avranno sicuramente ascoltato l'ultima telefonata che Paolo aveva fatto a mia madre per dirgli mamma preparati che sto arrivando per portarti dal cardiologo. L'hanno ascoltato e quindi si sono preparati e probabilmente è stata preparata in quella maniera la strage proprio perché sapevano che sarebbe stato l'unico momento in cui avrebbero potuto sottrarre a Paolo la borsa, perché non c'erano altri momenti, non c'erano altri momenti. Paolo della borsa, quell'agenda da 57 giorni, da quando avevano ucciso Falcone, la portava sempre con sé, la teneva sempre vicino a sé. Era quell'agenda, a Paolo avevano regalata l'arma dei carabinieri, che quell'anno avevano stampano ogni anno un'agenda per un calendario che poi regalano, usano all'interno, poi regalano anche delle personalità, dei magistrati, e quell'anno l'avevano stampata rossa, ed è per questo che quell'agenda è rossa. Emilio Fede, in quella succursale di Zelig, che è diventato il suo telegiornale, l'anno scorso, parlando dei Via D'Amelio, della nostra manifestazione in Via D'Amelio, ha detto le agende rosse comuniste hanno tentato di orientare politicamente la manifestazione in Via D'Amelio agitando le loro agende rosse. Cioè, se quell'anno l'arma di carabinieri avesse scelto di stamparla di un colore diverso, di un colore verde per esempio, avrebbe dovuto dire le agende verdi leghiste o le agende verdi islamiche, tanto insomma il suo telegiornale è una cozzaglia di roba appunto che potrebbe sostituirsi a Zelig. Questa agenda era rossa per questo motivo, non ha niente a che fare con nessun movimento politico, con nessun partito politico, anzi questa agenda rossa io la difendo gelosamente da quelle movimenti politici o altro che in qualche maniera se ne vogliono appropriare. Questa agenda rossa ha semplicemente un significato, ha il significato della nostra ricerca di verità e di giustizia, ed è per questo che tanti giovani l'hanno scelto a simbolo della propria lotta. Vedete, spesso dicono il movimento delle agende rosse fondato da Salvatore Borsellino. Io non ho fondato per niente. Non l'ho fondato io questo movimento è nato da solo, questo movimento è nato da i tanti giovani che sono venuti ad ascoltare i miei discorsi, quello che faccio negli incontri che faccio in tutta Italia, hanno sentito, hanno assorbito forse da me questa verità di voglia della giustizia, ma più che assorbirla da me l'hanno trovata dentro di loro, perché vedete io faccio incontri non soltanto con i giovani, li faccio anche con gli adulti, ma io quella voglia di sapere, quella voglia di verità, quella voglia di giustizia che trovo nei giovani, non la trovo ugualmente negli adulti. Per carità, non sto dicendo che gli adulti, che tanti adulti non hanno anche loro questa voglia di verità e di giustizia, ma purtroppo nelle generazioni più adulte, quelli che hanno la mia età, io purtroppo trovo più quasi una assuefazione, non un'indifferenza, ma un'assuefazione, quasi una rassegnazione, come se ormai non si potesse più combattere, non fosse inutile combattere, come se ormai considerassero queste storie delle vecchie storie. Ma non sono delle vecchie storie, non sono delle vecchie storie, perché il sangue di mio fratello, il sangue dei cinque ragazzi che non sono morti insieme a lui, non si è ancora potuto asciugare sul sergente di Via D'Amelio. Io ancora non ho potuto mio fratello né seppellirlo né piangerlo, non lo potrò né seppellire né piangere fino a quando non sarà fatta giustizia, fino a quando non sarà venuta alla luce la verità. Io, vedete, credo molto in questi magistrati che oggi stanno
veramente cercando di togliere quel velo nero che finora è stato steso sulle stragi di Via D'Amelio, sui loro reali mandanti, sui loro, su chi veramente ha voluto quelle stragi, non su chi materialmente ha compiuto quelle stragi, ma su chi ha voluto quelle stragi e su chi ora sta venendo fuori a poco ha anche partecipato attivamente alla preparazione di quelle stragi. Certa gente pensa agli adulti, tanti adulti, pochi giovani. Io nei giovani ho trovato veramente voglia di verità, voglia di giustizia, voglia di conoscere la verità, perché vogliono capire perché questo paese è quello che si stanno trovando oggi nelle mani, da dove arriva questo paese in cui loro si trovano a vivere, perché vivono in un paese in cui vedono il loro futuro oscuro, vedono un paese in cui il loro futuro quasi non c'è, quasi saranno costretti, come fui costretto io nel 92, nel 27 anni dopo la mia nascita, quanti anni avevo? Sono nato nel 42 più 27 fanno 49, dal 69, dal 69 fui costretto anch'io ad andare in un altro paese. Io vivevo a Palermo, ma io non pensai di poter vivere in una città come quella, una città in cui li vedevamo i morti ammazzati per la strada dove avevano ammazzato dalla chiesa, quella dove avevano ammazzato uno dei tanti magistrati, giornalisti, sindacalisti che uno dopo l'altro sono stati uccisi a Palermo. Questo era allora il mio paese, io da quel mio paese sono fuggito. Pensavo di fuggire tutto quello da cui non potevo riuscire a sopportare, non potevo pensare di poter vivere in un paese come quello in cui per trovare un lavoro avrei dovuto chiedere dei favori e quei favori poi avrei dovuto restituire. E allora scelsi di andare in un altro paese, quello che allora mi sembrava essere un altro paese. E cosa è successo? Cosa è successo? Sono fuggito da un paese in cui la Chiesa diceva che la mafia non esisteva, che era un'invenzione dei comunisti, dei rossi, per denigrare la nostra bella Sicilia, in cui i politici, il sindaco era un mafioso, era Vito Ciancimino, diceva che la mafia non esisteva. Forse per lui la mafia non esisteva, di sicuro esisteva Cosa Nostra, così come la chiamano quelli che a quella organizzazione mafiosa sono affiliati. E sono fuggito da quel paese cercando un altro paese. Oggi dove vivo a Milano, e il sindaco dice che a Milano l'andrangheta non c'è, non è penetrata. La stessa cosa dice il prefetto. Il giorno dopo queste affermazioni vengono assicurate dalla giustizia, da quei deviati mentali, da quelle persone geneticamente diverse che sono i magistrati, vengono assicurate dai magistrati di Milano, da quella stessa Ida Boccassini, che tanto viene avversata dal nostro Presidente del Consiglio, vengono assicurati alla giustizia 300 dranghetisti. 300 dranghetisti che avevano deciso di fondare un'andrina, erano ormai sufficientemente autosufficienti, ormai sufficientemente staccati dalla casa madre, dalla Calabria. Allora hanno deciso di formare un'andrina calabrese, proprio staccata dalla casa madre, staccata dalle famiglie calabresi, e si sono riuniti per fare il giuramento in un circolo di Paterno Dugnano, un circolo dell'Arci di Paterno Dugnano, dove hanno praticamente riprodotto la stessa scenografia che adoperano le linee calabrese quando fanno i giuramenti attorno con i capi della loro famiglia. Fanno un tavolo a ferro di cavallo e si riuniscono attorno a quel tavolo e poi votano alzandosi. Io queste cose le ho viste, perché quegli stessi magistrati, quegli stessi deviati mentali hanno fatto delle intercettazioni, quelle intercettazioni che vogliono eliminare, che vogliono proibire, hanno piazzato in quel circolo delle telecamere e hanno potuto registrare proprio quel giuramento fatto in un circolo Arci di Paterno Dugnano, intitolato a Falcone e Borsellino, un circolo che 2 anni fa io ero stato chiamato ad inaugurare
e non sapendo quello che io mi rifuggo sempre dal fare inaugurazioni, dall'andare là dove vengono scoperte lapide, dove vengono intitolate delle vie, perché io ritengo, ho sempre detto che le vie si intitolano ai morti, che le commemorazioni le fanno per i morti, invece mio fratello non è mai morto, mio fratello non è morto perché anche se l'hanno fatto a pezzi, i pezzi di mio fratello sono entrati dentro tanti di noi, soprattutto dei giovani, soprattutto dei giovani. Io è proprio per questo che soprattutto quella ipocrita, quella vergognosa commemorazione che facevano in Via D'Amelio, da quando ho ricominciato a combattere, e l'ho fatto dopo lunghissimi, dieci anni lunghissimi di silenzio che mi sono costati veramente tanto, sono stati 10 anni in cui mi sono sentito morto dentro, mi sono sentito morto dentro perché io avevo perso la speranza, avevo perso proprio il desiderio di combattere, anche io ormai non ero assuefatto, ma dicevo, ma cosa serve combattere se mio fratello è morto ma tutto sta andando come prima, peggio di prima, cosa serve combattere se quel profumo di fresco profumo di libertà che io avevo creduto di sentire dopo la morte di Paolo, l'avevo sentito in quella rivoluzione che era successo a Palermo, alla cattedrale di Palermo, dove il popolo di Palermo si era ribellato a quei rappresentanti delle istituzioni che si disputavano i primi posti nelle banche davanti alla cattedrale, davanti alle bare dei ragazzi di Paolo, si disputavano i primi posti per essere meglio ripresi come usano fare dalla televisione, e il popolo di Palermo che non riuscì a reggere quell'ennesimo scempio, quell'ennesimo a fronte che aggredì quei rappresentanti delle istituzioni, quei politici a caglia, a calci, a pugni, a sputi, a schiaffi, tanto che dovettero fuggire, dovettero uscire dalla porta laterale per sfuggire a quella che era la rabbia di Palermo, quella rabbia di Palermo che poi a poco mi aveva veramente fatto sentire quel fresco profumo di libertà. Io non avevo mai visto a Palermo persone appendere ai balconi dei lenzuoli con scritti "io sono contro la mafia". A Palermo non è come appendere qui a Pordenone un lenzuolo con scritto "io contro la mafia". A Palermo significa una sfida, significa io che abito in questo, che esco da questo portone, i miei figli escono la mattina da questo portone per andare a scuola, che abitano in quel balcone con il mio negozio qui all'angolo, io sono contro la mafia. Non era mai successo a Palermo. E la morte di Paolo fece sì che questo succedesse. E allora io veramente speravo che tutto stesse cambiando. Io arrivai a dire che se Dio aveva voluto che mio fratello morisse perché questo nostro disgraziato paese potesse cambiare, io ringraziavo Dio di averlo fatto morire. Perché io sapevo che da dovunque Paolo si trovasse, se Paolo avesse potuto vedere quello che succedeva grazie al suo assassino, grazie al suo sacrificio, Paolo sarebbe stato felice, perché era per quello che combatteva Paolo. Questo è quello che ha scritto Paolo, uno dei più bei pensieri di Paolo. Paolo disse: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. Questo era il vero motivo per cui Paolo combatteva, per amore, non per altro. Paolo combatteva per amore della sua terra, e la sua terra non è la Sicilia, non è Palermo, la sua terra è tutto il nostro paese. E se Paolo avesse saputo che la sua morte stava per cambiare veramente il nostro paese, Paolo sarebbe stato felice di essere morto per quello. È per questo che io per 5 anni andai in tutte le scuole d'Italia e parlavo, perché era la speranza che mi faceva parlare. Poi nel momento in cui quella speranza cominciò a morire, nel momento in cui io quella speranza non la ebbi più dentro me stessa, io non ebbi più la forza di parlare. Non ebbi più la forza di parlare, ma non avevo il diritto di parlare. Perché come facevo io, come fratello di Paolo, a parlare quando la speranza non l'avevo più dentro il cuore,
quando Paolo era morto con quella speranza dentro il cuore. È l'ultimo giorno della sua vita, è l'ultimo giorno della sua vita, e Paolo alle 5 del mattino si siede al suo tavolo e comincia a scrivere una lettera. E in questa lettera ci sono parole come queste. Paolo sapeva che c'era a Palermo il carico di Semtex, l'esplosivo usato dai militari, dai servizi segreti, che sarebbe servito per ammazzarlo. Eppure Paolo quel giorno, nella sua ultima lettera, scrive: sono ottimista. Vi rendete conto, un uomo che sa di dover essere ammazzato, perché lo sapeva, e sapeva che quello forse era quasi, poteva essere il giorno in cui l'avrebbero ammazzato. Sapete che cosa stava facendo Paolo in quei giorni? Sapete cosa stava facendo? Paolo in quei giorni negava le carezze ai suoi figli, non carezzava più i suoi figli, quei suoi figli che Paolo lasciava al mattino, che dormivano nei loro letti, e alla sera quando tornava li trovava ancora di nuovo che dormivano. E Paolo, prima di uscire, non faceva neanche una carezza ai propri figli, la negava ai suoi figli e a se stesso. Sapete perché? Lo disse al suo confessore, lo disse a quel confessore che chiamò 2 giorni prima di morire e volle che andasse in procura a Palermo, nella sua procura, nella sua stanza della procura a Palermo, per confessarlo. E quando Don Cesare Rattopalli, che era il suo confessore, gli chiese: ma perché? Perché non viene domenica in chiesa a confessarti? Lui rispose: perché devo essere pronto. Tanto era la consapevolezza di dover morire, e per quella consapevolezza Paolo stava negando le carezze ai suoi figli, e lo confessò perché si sentiva in colpa. Don Cesare gli disse che non gli faceva più le carezze perché sperava che in questa maniera, quando lo avrebbero ucciso, non se l'avessero ucciso, quando l'avrebbero ucciso, i suoi figli avrebbero potuto sentire di meno la sua mancanza. Sembra il ragionamento di un pazzo, di una persona a cui l'attesa della morte ha fatto di volta il cervello. Però voi pensate se voi amate così fortemente i vostri figli, quei vostri figli a cui date uno sguardo la mattina e che non sapete se rientrando potete, se potete rientrare per poterli vedere ancora una volta. Pensate di uscire da casa la mattina e sapere che c'è la morte che ti accompagna e non sai se la sera potrai tornare e vedere ancora quei figli. Allora forse potete capire perché mio fratello negava le coccole negli ultimi giorni alla sua figlia Fiammetta. E Paolo, eppure in giorni come questi, in momenti come questi, poi scrive in quella lettera: sono ottimista. Come fa a scriverlo? Come può essere ottimista? Che cosa significa essere ottimista per Paolo? Cosa significa quando scrive quella cosa? Eppure poi lo spiega in quello che scrive dopo, perché dice: sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni sino ai 40 anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuta. Vedete, è tutto scritto là, io ci ho messo 10 anni a capirlo, ci ho messo 10 anni, io che avevo fatto una scelta completamente diversa da quella di mio fratello, sono fuggito da Palermo, lui è rimasto per amore, io ho fatto una scelta egoistica, ho pensato a me, alla mia famiglia, al mio lavoro, e lui rimaneva a Palermo a combattere per amore. E io non avevo capito che cosa significava essere ottimista, perché Paolo poteva scrivere: sono ottimista. Io l'ho capito dopo 10 anni di silenzio, 10 anni in cui avevo perso la speranza e mi sono sentito morto dentro. Ho capito che cosa, perché Paolo poteva essere ottimista, perché Paolo poteva avere speranza, perché Paolo che amava tanti giovani, Paolo che combatteva le sue battaglie per amore, Paolo non aveva la speranza, non era una speranza per se stesso, la speranza era per loro, era per voi giovani, per le tante facce giovani che oggi vengono in questa stanza e alle quali
era rivolto il messaggio di Paolo. Paolo era per voi che combatteva, era per voi che sperava, era per voi che continuava avere speranza, non per se stesso. Lui sapeva che l'avrebbero ammazzato, lo sapevano anche quei mafiosi che organizzarono l'attentato, quei mafiosi, quei pezzi deviati di Stato che organizzarono l'attentato in quel giorno e in quel momento, perché sapevano che in quel momento avrebbero potuto sottrarre quell'agenda che era necessario, era indispensabile sottrarre. Non sarebbe servito a niente uccidere Giovanni Falcone senza uccidere poi Paolo Borsellino, e non sarebbe servito a niente uccidere Paolo Borsellino senza sottrargli quell'agenda, perché in quell'agenda Paolo, in quei 57 giorni dopo la morte, ci cominciò a scrivere proprio il giorno della morte di Falcone. Da quel giorno cominciò a scrivere in quell'agenda, lui scriveva tutto, avrà scritto della trattativa, avrà scritto della sua rivolta verso quella trattativa, quella rivolta che lui avrà esternato al ministro Nicola Mancino quando in una stanza da criminale gli disse che doveva fermarsi, doveva fermare tutto, doveva fermare le indagini perché lo Stato stava trattando con la criminalità organizzata. Paolo sarà impazzito a sentire quella frase, a sentire fermati perché stiamo trattando lo Stato che tratta con l'antistato. Capite quale deve essere stata la reazione di Paolo? Perché Mancino non può raccontarlo, non può dirlo come Paolo avrà reagito a quella oscena proposta che gli è stata fatta. Fermarci perché stiamo trattando. Come? State trattando con chi? Con gli assassini del suo fratello gemello, quello che era Giovanni Falcone. Stanno trattando con quello, stanno trattando con quella gente che come tratta? Quella gente tratta a suon di stragi, tratta a suon di bombe, e infatti è quello che è successo. Per quella trattativa fu ucciso Paolo Borsellino. Non fu la sola trattativa, da quella trattativa poi ne nacque un'altra, e quando quella trattativa sembrò fermarsi, come tratta la mafia? Tratta con le stragi, con la strage di via Palestro, con la strage di via dei Giorgofili. Furono quelli i metodi per alzare il prezzo della trattativa, per portare avanti quella trattativa. Fu la minacciata strage che ci sarebbe dovuto esserci davanti allo Stadio Olimpico di Roma, dove era stato progettato di uccidere 100 tra poliziotti e carabinieri. C'è stata quella strage? C'è stato quell'attentato? Non c'è stato, perché a quel punto quella trattativa deve essersi conclusa, e c'è qualcuno che oggi continua a pagare le cambiali che sono state contratte in quella trattativa, e sono le cambiali che riguardano il 41 bis, sono le cambiali che riguardano le intercettazioni, sono le cambiali che riguardano la legislazione sui pentiti, sono tutte quelle cambiali che si traducono in provvedimenti di legge fatti non solo da questo governo. Attenzione, io non sto parlando solo di questo governo, perché la prima trattativa fu condotta fondamentalmente dai quelli che erano allora al governo, era la sinistra. Nicola Mancino era ministro di un governo di sinistra, furono quelle persone che dovevano essere salvate, quei ministri, quelle persone da politiche che non avevano, come Salvo Lima, come Andreotti, rispettato i patti. Salvo Lima fu ucciso, con l'uccisione di Salvo Lima si impedì che Andreotti diventasse Presidente della Repubblica, come stava per succedere. Con quella trattativa furono salvati quelle persone. La nuova trattativa nacque con altre, quelle che sarebbero stati i nuovi referenti politici della mafia. Non c'era più la Democrazia Cristiana, non c'erano più i vecchi referenti, si dovevano fare dei nuovi referenti, e quei referenti furono trovati. Io non voglio continuare troppo a lungo, perché ruberei tempo agli altri, ruberei tempo alle vostre domande, però quei referenti furono trovati, perché Riina disse: ci hanno messo il paese nelle mani. Anzi, uno dei Graviano lo disse, Marina disse che quelle stragi si devono fare perché sarebbe venuto del bene a tutta cosa nostra. E infatti poi quei nuovi referenti furono trovati,
E come furono trovati? Ce l'ha detto quello stesso Presidente del Consiglio, che ha detto che stiamo parlando qui di vecchie storie, stiamo parlando di storie per cui dei magistrati stanno spendendo i soldi degli italiani. E quello stesso Presidente del Consiglio ce l'ha detto pure lui, chi sono i nuovi referenti, perché un giorno ad un congresso di Forza Italia, indicando Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni per concorso esterno, già in secondo grado, per concorso in secondo esterno in associazione mafiosa, disse: senza quest'uomo Forza Italia non esisterebbe. Quindi, visto che Marcello Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ci ha detto lo stesso Presidente del Consiglio chi sono i nuovi referenti. È per questo che io impedirò che Via D'Amelio venga ancora una volta profanata. Anche quest'anno, il 19 luglio, saremo in Via D'Amelio, e con queste terribili armi che sono diventate questa agenda rossa, perché vedete, da quando io ho detto che a Palermo saremmo stati il 19 luglio con questa agenda rossa, da quel giorno non c'è stato più un rappresentante delle istituzioni che si è presentato a commemorare Paolo in Via D'Amelio. Sono scomparsi. Dove porre la loro corona, avevano fatto una riproduzione in polistirolo della tomba del loro eroe, di Vittorio Magna. Avevano fatto una perché sono quelli i vostri eroi. I nostri eroi si chiamano in maniera diversa, perché noi abbiamo degli eroi, anche se ci pesa chiamarli tale, adesso che il nome di eroe è stato adoperato per il loro rango, ma noi i nostri eroi li abbiamo. I nostri eroi si chiamano Agostino Catalano, si chiamano Claudio Traina, Emanuela Loi, Vincenzo Primuli e Walter Cosina. Questi sono i nostri eroi.